La storia inizia così. Rigenerazione di un atomizzatore in una qualsiasi pausa pranzo di un qualsiasi giorno della settimana. Devo rigenerare il mio atomizzatore e quindi mi prendo sti 5 minuti per rigenerare. Tanto più che devo provare questo nuovo liquido di angolo della guancia, la maturazione è avvenuta e quindi è ora di provarlo. Tra l'altro, per tutti quelli che continuano a sostenere che sono incapace di rigenerare, che faccio delle resistenze veramente di merda, avete ragione. Infatti guardate qua, è totalmente fatta a caso questa resistenza. E non parliamo della cotonatura. Per fortuna nella vita e nello svapo non serve fare una rigenerazione perfetta da manuale per continuare a star lontano dalle sigarette e assaporare un buon liquido. Quindi rigenerazione fatta, cotone inserito, faccio il pieno al tank e mi appresto a fare il primo tiro. Wow! Fotonico! Ed eccoci ragazzi, è iniziata così l'avventura con questo pueblo di casa angolo della guancia famiglia H2O, e cioè i distillati. Quindi distillato di tabacco. Tra l'altro la versione pueblo esisteva già nella famiglia angolo della guancia, io se non sbaglio ne provai anche una versione microfiltrata. Che cos'è questo pueblo di angolo della guancia? È un mix di quattro Virginia. Ci dovrebbe essere un Virginia italiano che gli dà dolcezza, ci dovrebbe essere un Red Virginia per dargli un po' di speziatura, un misto di altri Virginia e persino un Virginia un pochino affumicato. Tra l'altro io credo che sia lo stesso Virginia che Angolo della Guancia ha già utilizzato, anche se non sbaglio, nel Mediterraneo. Un Virginia tostato, leggermente affumicato, che gli conferisce proprio quella nota un po' fumosa, un po' analogica, un po' di vecchia paglietta bruciata. Prima di parlarvi del sapore in sé, vi voglio dire un paio di cose. La prima che è sì un distillato, ma Angolo della Guancia ha utilizzato una nuova tecnica di distillazione, ok? Si chiama distillazione a stadi multipli. Nello specifico non chiedetemi cos'è, e anche se lo avessi chiesto non me l'avrebbero mai detto, però è una nuova tecnica di distillazione. Sembrerebbe che ci siano delle fasi differenti durante la distillazione per riuscire a tirar fuori il meglio del sapore dal prodotto organico che poi si viene distillato, e soprattutto si riesce a ottenere un grado di purezza che è veramente, veramente elevatissimo. Unica cosa, ragazzi, è che il liquido è delicato. Non nel sapore, vi dico che il liquido è delicato nella gestione che dovete avere. Per esempio, vi consiglio almeno 48 ore di maturazione quando lo preparate. Non svapatelo subito. Lasciatelo almeno 48 ore. Io, personalmente, l'ho lasciato 5 giorni, perché vabbè, non avevo necessità di usare subito questo liquido, ne avevo altri, e quindi l'ho lasciato maturare 5 giorni. E vi assicuro che dopo 5 giorni il primo tiro che ho fatto è stato quello che avete visto nella intro. Quindi il liquido è delicato come struttura, lasciatelo maturare qualche giorno. Talmente delicato che l'azienda si è preoccupata di fare una etichettatura molto particolare. La sentirete già al tatto quando avrete in mano la boccia, che non è la solita etichetta, ma l'etichetta ha una schermatura dai raggi del sole molto importante, cioè non è la classica etichetta di plastica che troverete appiccicato sui flaconcini dei vostri liquidi. Se provate a staccarla sentite che è leggermente più spessa e soprattutto all'interno è tipo argentata, ok? Proprio per proteggere il liquido dai raggi solari, per non alterare la struttura molecolare del vostro liquido. Io nel dubbio comunque il liquido lo tengo sempre nello zaino, che non si sa mai, quindi non lo espongo mai ai raggi solari, non lo lascio mai sulla scrivania, non lo lascio mai sul balcone, non lo lascio mai in macchina, ma è sempre nello zaino. Quindi a prescindere dalla schermatura dell'etichetta, io comunque il liquido ce l'ho sempre al buio nello zaino. Passiamo al gusto, ragazzi.
Allora, sono quattro tipologie diverse di Virginia, quindi per quanto ognuno di questi Virginia possa conferire delle caratteristiche particolari, stiamo parlando sempre comunque della totalità di un Virginia, ok? C'è una parte dolce, c'è una parte spigolosa, c'è una parte anche affumicata, ma è sempre un Virginia. Non aspettatevi quel carattere, quella struttura, quella spigolosità di, non so, un Kentucky o un Latakia solo perché, ah sì, è affumicato, quindi ci devo sentire l'affumicatura. È qualcosa di veramente molto molto leggero. Il liquido nella totalità io lo definirei raffinato ed elegante. Ok? Quindi partite sempre da questo concetto. Qualsiasi cosa vi dirò adesso per quanto riguarda le caratteristiche aromatiche che ci sento io, partite sempre da questo titolone qui in alto che è raffinato ed elegante. Quindi di base rimane morbido, rimane delicato, rimane piacevole, rimane qualcosa che non vi stanca, non vi stufa e non vi nausea, come un buon Virginia. Ma nonostante ciò, ragazzi, ha il suo bel caratterino. Morbido, elegante, avvolgente, raffinato, ma ha il suo bel caratterino. Usatelo se volete in un atomizzatore che tira al dolce, per sentirci il dolce, il miele, la glassa. Un amico che l'ha provato qualche giorno prima di me, perché io l'avevo lasciato in maturazione, mi ha chiamato e mi ha detto: Michi, ma secondo te nel Pueblo c'è anche un Black Cavendish? Io non gli ho risposto perché naturalmente non l'avevo ancora provato, però memore di questa telefonata devo dire che effettivamente se utilizzate un atomizzatore che tira il dolce ci sentite proprio la glassa classica, quasi come se fosse un Black Cavendish. Usatelo in atomizzatore invece che tirano al secco, se ci volete sentire il secco, la paglia, il tostato. E se volete sentirci anche quella leggerissima nota di affumicatura, di tostatura che c'è all'interno del liquido, che regala quella giusta sensazione di analogico, ok? Quella giusta sensazione di sigaretta che brucia. La sensazione che mi regala questo liquido è un campo di paglia estivo, appena tagliato, il cielo azzurro, il caldo del sole e l'odore della paglia appena tagliata. L'estate, il fieno, il calore, queste sono le sensazioni che meglio riescono a descrivere il mio personale gusto che mi regala questo liquido. Personalmente trovo che questa nuova versione dei distillati, quindi questa nuova versione degli H2O fatta ad Angolo della Guancia, sia più carica di sapore dei vecchi distillati, e questo lo posso dire con estrema e personale certezza, perché utilizzo davvero tanto gli H2O di Angolo della Guancia, nello specifico un liquido in particolare di Angolo della Guancia, versione distillata. Anzi, vi sfido, scrivetemelo nei commenti qual è il liquido di Angolo della Guancia, versione distillata, che io utilizzo da praticamente sempre, ok? Quindi, conoscendo molto bene i distillati di Angolo della Guancia, devo dire che questa versione, questa tecnica di distillazione riesce a regalare delle note diverse dai vecchi distillati. Mi sembra che la persistenza sia maggiore, non accade che il liquido perda subito di sapore e non accade che le spigolosità aromatiche siano troppo accentuate. Il liquido risulta più morbido e soprattutto riesce a regalare una cosa che devo dire magari nei distillati tante volte non si riesce a percepire, e cioè i momenti diversi in cui arrivano sapori diversi. Nei distillati solitamente arriva tutto, boom, in bocca, esplode e poi sparisce il gusto. Devo dire che qui riuscite ad avere delle percezioni diverse in momenti diversi dalla svapata. Anche questa volta Angolo della Guancia si è messa in gioco, ha voluto sperimentare, perché non è mai contenta questa azienda, non è mai doma, non è mai sazia, cioè mai dice ok, faccio sta roba e via. No, ha finito di fare una roba, sta già pensando non a quella successiva, a quella dopo ancora, pensa te. Quindi bravi Angolo della Guancia, che non smettete mai di crederci, che non smettete mai di lavorare, che non smettete mai di ricercare il meglio del meglio del meglio del meglio. Naturalmente negli atomizzatori rigenerabili riuscite a percepire molto bene tutte le cose che vi ho appena detto, tutte le sfumature, con il vantaggio di dover rigenerare una volta ogni 15 giorni, quindi sapore intenso, sapore buono,
ma praticità per la rigenerazione che vi dimenticherete di farla. Se invece volete utilizzare il liquido all'interno di una pod, si può fare, i liquidi distillati sono nati per le pod, quindi anche in quel caso con una sola resistenza ci fate tutta la boccia, ma sappiate che il sapore resterà leggermente più flat, che per alcuni versi è anche molto piacevole. Per esempio all'interno di una kiwi le sensazioni aromatiche si appiattiscono e si uniscono meglio, riuscendo a dare vita ad un unico gusto, tra virgolette. Regala un po' quelle sensazioni del trummino, ok, un po' quella roba lì, ecco, il sentore è quella lì. È una mistura di Virginia che regala un po' quella sensazione di vecchia paglia, vecchio drummino, ok, quella roba lì. Quindi liquido assolutamente da consigliare anche a chi si approccia al mondo della sigaretta elettronica da pochissimo, chi vuole provare a smettere di fumare. Ultima cosa, lo sapete, con i tabacchi c'è l'angolo del piccolo ubriacone. E cioè, qual è stata la cosa che più mi ha dato l'effetto wow e a pagamento con questo liquido? È un tabacco Virginia, è Pueblo. E qual è la cosa più Pueblo che noi abbiamo in Italia? La bevanda nazional popolare è il vino. Questo liquido si sposa da paura col vino. Nello specifico, l'effetto wow l'ho ottenuto con un particolare vino, Aglianico del Vulture. Provate la combo e fatemi sapere che cosa ne pensate. Questo è tutto ragazzi, noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione. Io come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti.